Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 4 dicembre, Santa Barbara ed è la giornata mondiale del gioco dei dadi. Dai classici dadi a sei facce con i puntini numerati, fino ai dadi più moderni e alternativi. I dadi da gioco hanno un'origine antichissima. Sofocle riteneva che fossero stati inventati da Palmede, un astuto condottiero greco durante la guerra di Troia. Erodoto ne attribuiva l'invenzione ai popoli della Lidia. In realtà, numerosi reperti archeologici hanno dimostrato che erano già utilizzati molti secoli prima da numerosi popoli, tra i quali anche gli Eschimesi, i Maya e gli Aztechi, le popolazioni dell'Africa e delle isole della Polinesia. Gli esemplari più antichi furono ritrovati nel 1972 all'interno di una tomba risalente al quinto millennio. Più che dei veri dadi, si trattava di astragali, piccoli ossicini di forma cuboide che possiedono quattro facce facilmente distinguibili. Da oggetti per prevedere il futuro a gioco d'azzardo, inizialmente erano considerati oggetti magici, utilizzati per divinare il futuro. Forse anche per questa ragione venivano conservati nelle tombe. In seguito divennero oggetti per il gioco, soprattutto quello d'azzardo.